Benvenuti alla quarta puntata di Wedding Dream. Siamo all'Esedar di Santo Stefano a Sesto Levante, un luogo ideale naturalmente per chi si vuole sposare. Questo è il periodo naturalmente giusto. Il nostro format Wedding Dream per chi vuole avvicinarsi naturalmente con i consigli preziosi della wedding planner al giorno più importante della loro vita d'amore, appunto il matrimonio. Curiosità, sorprese, tante belle cose, ma vi presento subito la nostra wedding planner che è Lella Rimassa, l'amica Lella Rimassa, a cui cedo questa rosa. Ciao Lella. Beppe, grazie, sei carinissimo. È il minimo che grazie. Posso fare per te. Ma rosa c'è un motivo o solo perché è il nostro colore? Ah, questo me lo devi spiegare tu. Perché rosa? Rosa, Beppe, è amicizia, quindi per noi due va benissimo. Ma io avessi penso scelto che... rosso, bianco, cosa sei? Allora, il rosso sarebbe passione. Io penso che tu, Beppe, abbia dato tantissime rose rosse a tutte le varie donne. Ma penso che ne hai ricevute più tu. Beh, io ne ho ricevute tantissime, certo, però una rosa rosa da te è una cosa bellissima. Quanti ti ringrazio. Anni è che ti volevo dare questa rosa? Beppe, se mai l'avessi saputo ai quei tempi. Ma perché chissà. Non c'erano i telefonini? Ecco, la nostra vita magari sarebbe diversa, non so. Bene Lella, allora abbiamo introdotto praticamente quello che è un po' l'argomento che tratteremo soprattutto questa sera, perché i fiori sono molto importanti per il matrimonio. E allora andiamo a conoscere le ospiti di questa sera. E allora andiamo a conoscere le ospiti graditissimi di questa sera, perché parliamo di Pittaluga. Pittaluga è un nome storico naturalmente per quanto riguarda il fiore e per gli addobbi. E allora abbiamo Eliana Pittaluga, ciao Beppe, benvenuta. Ciao, e Giorgia Pittaluga. Ciao. Lella, i fiori allora, io farei domande a loro naturalmente. Ma certo, chiaramente, certo. Iniziamo da Eliana allora. Eliana, senti, intanto grazie di essere qua. Grazie a te per avermi invitato. E vorrei chiederti come nasce il consiglio floreale che tu dai agli sposi? Allora, nasce con un primo incontro con i ragazzi, chiedendo a loro i loro gusti, i loro colori, cosa decidono di fare per il loro matrimonio. Poi col tuo aiuto, che da anni lavoriamo insieme, riusciamo a combinare quello che desiderano gli sposi, sia i colori che lo stile, che tutto quanto concerne il loro matrimonio. Direi che tu entri sempre molto in sintonia con gli sposi, questo è dovuto al tuo carattere, alla tua esperienza? Un po' al mio carattere, un po' alla mia esperienza, 53 anni che faccio questo lavoro, per cui cerco di capire lo stile, il pensiero, il desiderio degli sposi. Certo, ora Giorgia ti affianca, quindi... Giorgia è molto brava, ha preso tutto dalla sua nonna, è veramente creativa e mi aiuta moltissimo. E allora chiediamo anche qualcosa a Giorgia. Giorgia, tu ci potresti parlare delle tendenze per il 2013 e di quello che tu consigli, certo. Di quello in cui che tu Ma preferisci. Sì. Diciamo che le nuove linee sono delle linee molto essenziali. Si cerca nelle composizioni di fare composizioni molto lineari, delle linee semplici, non più le composizioni magari più morbide che si facevano un po' di anni fa. E come colori sicuramente si va su colori più accesi, un po' come è la moda di quest'estate, quindi colori flu, all'estate flu, quindi si va dal rosa, rosa molto acceso, all'arancio e poi vabbè sempre il bianco e verde che poi è il classico per il matrimonio. Certamente, chiediamo quindi anche a Eliana, che comunque sei sempre estremamente aggiornata, quindi le tendenze le conosci molto bene, ma preferisci lo stile classico o lo stile innovativo per quello che riguarda i Beh, fiori? Per quanto riguarda me, guardo molto lo stile della chiesa. Se è una chiesa classica, sono sempre propensa a fare le linee classiche. Se è qualcosa di una chiesa nuova, moderna, cerco delle cose innovative. Poi questo lascio scegliere molto agli sposi. Sì, quindi comunque segui sempre lo stile, cioè non improvvisi sì. mai. Bella, io sto imparando tante cose, ma, no? Infatti. Però una cosa che voglio chiedere, lo chiedo anche a Giorgio. Sì, certo. Ecco, il bianco, io ho un colore che adoro, poi tutti i fiori.
Ecco, è sempre di moda oppure proprio quest'estate c'è il flu, il colorato oppure il bianco è sempre richiesto? No, il bianco è sempre richiesto. Il flu per la sposa magari un pochino più particolare, più attenta alla moda, però la maggior parte è sempre bianco, magari con l'aggiunta di un po' di verde, un verde acido. Adesso ci sono questi fiori tipo i santini che si usano tanto, che sono un verde molto acceso che dà un contrasto col bianco bello. Intanto voglio chiedere a Beppe se sei attento e se stai seguendo, perché io poi ti farò delle domande, quindi vorrei che tu sono attentissimo, sto imparando cose molto importanti, una grandissima esperienza, ho sentito 50 anni come non dimostrarli tra i fiori, insomma, una bella cosa veramente, e anche la nonna che ha dato tanto, ricordiamolo. Allora, però Lella, ma Eliana, anche Giorgia, noi stiamo parlando di fiori, ma io vorrei sapere gli altri, cioè i nostri telespettatori, i nostri possibili sposi, no? Se sanno veramente tutte queste cose sui fiori. E allora, Quiz lo sa. Per il Quiz Chi lo sa, andiamo a sentire oggi che cos'è la gipsofila. È particolare, difficile dirlo, ma si dice così proprio, gipsofila. Sentiamo. Boh, non lo so. Sono ignorante, non sto capendo di cosa stai parlando. Questo nome non me lo ricordo proprio. Che cos'è la gipsofila? Non lo so. Devo andare a timbrare, ti ringrazio. Non ne so. Non sai che un fiore è usato per i matrimoni? Per i bouquet? No, non lo so. È un fiore, lo sapevi? No, non lo sapevo. Ciao, vado di fretta. Gipsofila? Non te lo saprei proprio dire. Non riesco a capire. Che cos'è la gipsofila? Non lo so, sono ignorante. Boh. Guarda, non lo so, ma ho l'attività in piscina. No, mi dispiace, mi cogli impreparato. No, io faccio solo attività in acqua. È un fiore bianco che si usa solitamente per comporre il bouquet della sposa. È un fiore per i matrimoni. Bravissimo, lo sapeva anche lui. Ecco, ora lo so, la prossima volta che me lo chiederà non lo saprò. Allora. Chieda anche al telefonino, a chi c'è dietro. Guarda Delia, perché mi stanno intervistando. Mi sembra sia un mazzo di fiori che usano le spose solitamente, un bouquet bianco. Fiore bianco. Bianco. Bravissimo. Grazie. Siamo di Imperia, no? È un termine italiano. In un'altra taal doen dit onderwerp. Vedi che lo stai anche te pronunciando male. La Million Star, quella israeliana, quale tipo di gipsofila stiamo parlando? È un fiore. Sì, è il velo da sposa, quello che viene normalmente chiamato come velo da sposa, e viene utilizzato spesso nei matrimoni, importazione Ecuador o Israele. Sembra tutto preparato, ma dovete sapere che lui è stato così, colto a sorpresa, quindi sapeva veramente che cos'era la gipsofila, grazie. Prego. Siamo qua oggi con una nuova rubrica che si chiama Wedding Lab, per così dire il nostro laboratorio. Giorgia è con noi e prepara un bouquet. Sì, stavo iniziando a preparare questo bouquet da sposa. Come potete vedere, il bouquet da sposa è una preparazione molto lunga, perché tutti i fiori vengono tagliati, smontati e fatto il gambo finto col fil di ferro. E questo proprio per dare al bouquet la forma e la morbidezza che viene richiesta proprio dalla realizzazione. Io per questo bouquet mi sono ispirata a un bouquet fatto da mia nonna negli anni 60, che è stato presentato a una manifestazione di fioristi in Olanda. È stato un bouquet che ha vinto proprio la medaglia d'oro in questa manifestazione, e secondo me la linea che avevo usato, ripeto, negli anni 60 è una linea ancora oggi attuale, che si può benissimo presentare, anzi molto molto bella. Sì, poi tua nonna è sempre stata... Sì, è sempre stata molto all'avanguardia, infatti. Quindi devo dire la verità, è una cosa che mi faceva piacere riproporre. Hai fatto in bene, questa una occasione. Bellissima cosa. E qui ci sono delle foglie, dei fiori che userai insieme. Sì, 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 ora stavo iniziando appunto a prepararmi i fiori, come ti dicevo devo tutti infilettarli, prepararli. Quindi è un lavoro lungo? È un lavoro molto lungo, però è quello che dà poi la bellezza del risultato finale. Certo. E qua appunto ho preparato già le orchidee, ora stavo iniziando con i santini, abbiamo già qualche foglia di Capelvenere
che servirà per complemento finale. E poi ci avrai i nastri, e poi metterai un nastro. Sì, per rifinire il tutto, mettiamo, in questo caso lo metterò bianco, però poi a seconda del colore che sceglie la sposa si può sempre scegliere il nastro più. Bene, allora torneremo per vedere la tua realizzazione. Grazie, grazie. Ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, comunque rimanete con noi, Wedding Dream.